Benvenuti in una nuova giornata. Io mi sono appena svegliata fresca perché quando lavoro a casa mi sveglio molto molto più tardi perché mi devo svegliare molto molto prima quando vado invece al lavoro perché è lontano. Prendo il mio computer e mi posiziono sul lettino e mi rilasso e lavoro molto in relax. Ho acceso il computerino, ho aperto tutto, quanto è bella la mia stanza. Leggo qui che mancano 8 giorni a Natale, potrei piangere. E adesso ci sta mettendo quello che ci mette ad aprirsi e inizio a lavorare. Ok, amori, attualmente mi sto rilassando perché ho finito di lavorare da poco, ho dei capelli indecenti, ma va bene. E ho appena fatto una cosa importante che poi scoprirete, di cui sono stracontenta. È un'esperienza, poi vedrete. E adesso aspetto il pranzo mentre mi guardo un po' di vlogmas e un po' di cose riguardanti questa esperienza. Bene. Bene, adesso metto le mie ciabattine super natalizie e vado a mangiare perché è pronto. Papà, time. Amori, apriamo il calendario dell'avvento, c'è Giulia in videochiamata. Prova a salutare, amore. Non so se la sentirete mai. Oggi è il giorno 16, beato chi lo trova. Aiuto. Ah, ecco, era qua sotto. Ha una forma particolarissima. Apriamolo. Aperto, vediamo un po'. Cos'è, un temperino per matite? Beh, ci sta, ieri ho trovato la matita. È un temperino! Bene, perché non lo avevo, io ho poche matite, come vi ho detto già dall'altra volta. Però adesso che ne ho un po' di più, grazie a questo fantastico calendariuccio, mi sarà molto utile. È così il rosso natalizio, sono due, uno piccolo e uno un po' più grande. Douglas, molto carinino, bello. Cielo, bellissimo. Adesso io prendo il regalo di Marco, lo incarto e mi inizio a preparare perché urge, dato che tra meno di mezz'ora arriva e io sono ancora in pigiama. Ok, avevate già visto il regalo che era questo portachiavi super carino in latta e lo metterò dentro questa bustina che mi ha dato un signore che vedeva appunto i gioiellini nelle bancarelle. Super natalosa, la chiuderò al volo con un po' di coso, poi questa me la tengo perché è comoda, mi dispiace Marco, ma giusto per dare l'effetto di regalo da scartare. Guardate che bella. Ora mi vesto e ci vediamo quando sono pronta e metterò questi orecchini, già li avevo preparati. Bene amori, mi sono preparata e devo dire che mi piace un botto, cioè a parte il trucco che è un sacco figo con questo ombretto tutto di Douglas, anche questo che mi è uscito dal calendario dell'avvento. Ho messo questi ciuffi davanti, fatto la cipolla e mi sono vestita così. La pancia ovviamente è coperta, ma con la gonna. E mi piace un sacco, sono molto happy. Ora non ci resta che aspettare Marco e si esce. È raro che io mi piaccia così tanto, quindi non posso essere più felice del fatto che ho autostima. Infatti, dato che Marco deve ancora prendere l'autobus, ma comunque abita vicino, quindi questione di 10 minuti massimo, approfitto e mi faccio qualche fotina. Perché l'autostima è rara ultimamente, quindi va sfruttata. Ho messo anche la giacca e ora sono prontissimo. Sono con Marcolino. Io non l'ho neanche aperto e ho già indovinato. Ma come hai fatto a indovinare? Ma che cazzo ne so? Ma l'ho messo in un vlog per sbaglio. No, perché vuoi la calamita o vuoi il portachiavi? Ma perché la calamita? Io faccio regali bellissimi, questa è la carta. Marco non ce l'ha per me, però non fa niente, perché ha detto che mi farà una cosa in crisanatomi. Ma gli deve ancora arrivare. Sarà vero. In realtà saranno i chirurghi del San Filippo. Ok. No, comunque l'importante è l'amicizia con lui. Oh, se te lo vuoi tenere, tieni. Apri senza sfasciare che aspetta, vorrei. È difficile riutilizzare. Devi aprirlo così, Marco. Ma va. Ah, ma ci hai messo le cose? Sì, per farlo un po' più pacchetto, era una bustina di me. Marco. Ma un attimo. Non mi mette pressa. Oh, l'ho aperto. Non c'è niente. Ma come non c'è niente? Dai, però ci ho creduto pure. Oh. Tiralo. È un altro. Bello, è un acciaio, guarda. È bello, è bello. Ti piace? È double pass. Sì. Peccato che non ho le chiavi di casa. Lo so, vabbè, lo metti in qualsiasi altra cosa che vuoi. Magari le chiavi dell'armadietto, le chiavi della futura macchina, lo metti in camera, lo appendi. Ti piace? Sì. Continua a toccare. Ti piace? Sì. Bene. Come si dice? Dai, Marco. Come si dice? Grazie. Non si dice grazie per i regali. Certo. Ma come si dice? Grazie per i regali. Sì, allora dimmi grazie. Marco che ha paura che ci sia troppo alcol nel suo crudino. Sei veramente una vergogna per l'umanità. No, c'è. Ti piace? Ti piace? Sì. Oh, bene. Io so il mojitino, le patate. Ma che vuol dire? Patate fritte? Sì, Amore! Faccio un sorriso? Apriamo un pacchettino, anzi due.
Guardate che bellini. Era una collaborazione con loro. Mi hanno lasciato anche la salviettina e questo qua, vediamo cos'è. E con i ricambi carini. Secondo pacchettino, che bello, qua è beige. Stupendi. Altro paio. Quanto Vi belli. lascio Vi ovviamente il link qua sotto e ora apriamo il più grande. Terzo prodotto, entra in due. Io lo so cosa sono. Ta ta ta. È una borsetta bellissima. Cioè, guardate che meraviglia che è. Vi lascio ovviamente tutti i nomi in descrizione. Guardate che bella. Con ovviamente il suo... Come si chiama? Stanno i sordi dentro. Amore, stai riprendendo? Dai, Guardate Mark. che meraviglia. Fai vedere gli interni. Gli interni sono stupendi. C'è anche un altro... Non mi viene in mente. Come si Una chiamano? cinta. Sì, vabbè, diciamo la... Quella. Quello lì. Guardate che bello. Super, super spaziosa. Non so se si vede qualcosa da qua dentro. Fai vedere? Top, guardate che bellissimo. E questi sono i regali da parte di... Togli la... Di tiro. Questi sono i regali, i miei pensierini, barra collaborazione da parte di ovviamente Idea Regalo più che perfetta. Ricapitolando, ho preso questa borsa strabella, guardate che meraviglia, color panna, io la amo, con anche il suo ricambietto così e la cinghietta. E poi tre paia di occhiali, ve li faccio rivedere, ovviamente vi lascio tutti i nomi sotto. Questo un po' più sull'oro, questa soglia perfetta, Poi beige, questa grigia, infine questa nera con gli occhiali, così, stile professore della casa di carta, li adoro. Tutti i link ovviamente in descrizione e anche tutti i link di tutti gli occhiali e della borsa che vi è arrivata. Che meraviglia! questo è come mi sta il primo paio. Arriviamo al secondo paio. Infine terzo, molto molto grandi ma molto molto fighi. Allora, amori, momento angolo di Furlan di Sofia, paglia lunga. Marco se n'è appena andato. Abbiamo anche scartato una nuova collaborazione che mi è arrivata. Mi chiede il mio viaggio del cuore, il mio sogno più grande. Allora, sogno più grande, non smetterò mai di dirlo, avverare tutti i miei sogni riguardanti il futuro, quindi avere una stabilità con la persona che amo, ovvero Giulia, e fare quello che amo e puntare al futuro che voglio e viaggiare tantissimo. Riguardo proprio appunto i viaggi, come seconda domanda il mio viaggio del cuore. Attualmente Orlando, perché ci sono gli studios di Harry Potter e sapete quanto sono fissata proprio con Hogwarts, Hogsmeade, e sarebbe un sogno per E me. volevo dirvi che oggi sarei dovuta andare in palestra, dato che domani, che è venerdì, non posso andarci perché appunto vado al villaggio di Babbo Natale, poi vi spiegherò. Ma non ci sono andata perché sono vicino a quel periodo del mese e non sono proprio fisicamente pronta, dato che ci sono andata praticamente 2 giorni di seguito, ieri e l'altro ieri. Comunque, per spiegarvi perché non sto in palestra, come vi avevo preannunciato che sarei andata, non ce l'ho fatta proprio. Comunque, domanda da Jenna, Jenna è il suo cognome, spero di non sbagliarmi tesoro, mi chiede, perché io le leggo prima, mi chiede come ho detto ai miei genitori che stavo con Giulia. Allora, l'ho detto molto semplicemente perché sono dell'idea che più lo dici con semplicità, più sembra una cosa semplice, cosa che è, perché è una cosa super super normale, cioè non importa. E presentandola in questo modo, loro l'hanno vista in questo modo, quindi come una cosa normalissima, come dire io sto con un ragazzo, quindi molto semplicemente così come gli avrei detto Perché alla io. fine che stai con un ragazzo, stai con una ragazza, non cambia assolutamente niente. L'amore è lo stesso, se una persona ha un sesso diverso dall'altro non cambia la vita, l'unica cosa è che sia amore vero e che sia una bella persona, a prescindere dalla sessualità, perché non siamo più nel Medioevo. Che poi anche nel Medioevo c'erano queste cose, però erano inciuciate, quindi adesso siamo nel XXI secolo, comportiamoci in modo tale. I miei genitori per fortuna l'hanno fatto, dovremmo farlo tutti. Pizzetta, mi sono messa gli occhiali, usciti oggi dalla collaborazione mia preferita, ho fatto anche una live con voi, vi ho amato, e adesso sto uscendo che c'è fra. Ciao.
Bene, ora Fred è andato a prendere la birretta, io sono qui con le lucine ed è il momento più natalizio della giornata, perché per il resto oggi è stata una giornata un po' così, ma ora migliorerà, perché ora sto con Fra, mi diverto, parlo con lui, chiacchiero, ci divertiamo, beviamo un po' una birretta e poi stasera mi guardo un film con Giulia, quindi la serata si prospetta bella. Che bello questo parchetto, non vedrete niente, ma è pieno di palme, che bellino. Ciao Fra! Oh bambino, comunque sto da Valentina, abbiamo visto reperti archeologici che non posso prevedere per ovvi motivi. Sì. Non mi ha fregato il gatto. Lo porto via. No. È stata una serata lunga, prima ho visto Fra, ora ho visto Vale, sono stata un po' a casa sua che doveva essere poco, ci sono state 2 ore e ora vado a casetta che sono le 2, domani lavoro, sì da casa ma sono comunque le 2, domani lavoro, guarderò qualche vlog ma prima di andare a dormire perché non ho per niente sonno e poi nanna. Bene amori, sono a casetta, non so quanto sia durato questo vlogmas, però spero comunque vi sia piaciuto, adesso sono sotto le coperte e mi rilasso al calduccio, ho avuto un po' freddo. E domani sarà un vlog molto più natalizio, farò una cosa speciale. Quindi a domani, amori.